Ciao ragazze, buongiorno, come va? Qui siamo a martedì. Noi siamo rientrati ieri sera dal matrimonio, da Roma. Sono stati 2 giorni incredibili. Ci siamo divertiti da morire. Penso che non ci divertivamo così da tantissimo tempo. E sono felice di aver conosciuto le poche persone che mi mancavano di conoscere della famiglia di Pierpaolo. Sono delle persone squisite, mi hanno fatto proprio sentire a casa in famiglia. La maggior parte le conoscevo già, anche bene, però mi mancavano quelle 2 o 3 persone che non avevo mai visto. Dato che chi abita a Napoli, chi abita a Roma, chi abita al nord, si fa fatica. Come state? Pierpaolo è andato a lavorare, io stamattina ho cercato di risistemare il tutto, anche se siamo stati fuori 2 giorni e 2 notti solamente, però si accumula la roba, perché comunque vai ad un matrimonio, quindi ti porti un look, te ne porti un altro per la sera, poi era la cerimonia la mattina e la festa la sera, quindi abbiamo fatto un look per la mattina, un look per la sera, poi comunque ti porti il pigiama, ti porti l'intimo, ti porti qualcos'altro in più. Ritorni a casa che c'è sempre un sacco di roba da sia lavare, infatti ho già fatto una lavatrice già stesa. Non ho ripreso nulla, questa è la prima clip che riprendo da quando siamo tornati. Abbiamo fatto dei video del matrimonio, dei nostri look, abbiamo fatto delle foto, poi vi posterò tutto se vi interessa. Però devo dire la verità, il telefono l'ho usato veramente poco 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 e sono contenta di questa cosa perché mi sono goduta i momenti. Eravamo tanti ragazzi giovani, più piccoli, più grandi, all'incirca coetanei, ovviamente c'erano i genitori, i zii, i nonni, è stato bellissimo, bello bello bello, matrimonio fantastico, persone eccezionali. Però adesso siamo rientrati alla base, quindi devo dire che sono anche abbastanza stanca perché si andava a letto tardi, la mattina ci si svegliava presto e quindi pur di goderci questi giorni in famiglia, perché poi comunque chissà quando ci rivedremo, se non in videochiamata, per telefono, quello è ovvio, però abbiamo cercato di godercelo al 100% queste giornate. Quindi stamattina io ho fatto le mie solite pulizie, i pavimenti mi mancano, è solo che lo farò più tardi, perché adesso cerco di fare altre cosine. E qui la giornata è abbastanza bella, c'è solo un po' di vento, a Roma era caldissimo, non ve lo dico proprio, anzi se c'è qualcuna tra di voi che è di Roma, me lo faccia presente. E Roma, vabbè, sempre bellissima. Ci mancavamo da un po' di tempo, quindi è sempre una cosa bella. Poi viaggiare a noi piace tanto, anche se è una scappata di 1 giorno, 2 giorni, ce la concediamo, se si può. Io ragazze, nulla, ci aggiorniamo più tardi e niente, a dopo! Ciao ragazze e ragazzi, buongiorno. Qui è mercoledì 20 e rientrati dal weekend a Roma. Come sapete, si ritorna alla solita routine e qui, come potete vedere, sto lavando e sistemando tutte le cose della colazione per poi andare a pulire un po' più a fondo tutta la cucina. Thank you.
pulire tutte le ante degli armadi e tutte le porte di casa. Di solito io mi rimane molto più comodo, metto un panno sullo Swiffer, sciacquo, bagno lo straccetto e metto un multisuperficie e vado a pulire senza fatica tutto l'armadio e tutte le porte. Voi come lo fate? Rimetto in multisuperficie, sciacquo e faccio sempre gli stessi passaggi. Ragazze, spero di avervi tenuto compagnia. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso. Abbiamo pulito tutte le porte, tutti gli armadi che non avete mai visto nei miei video. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video e spero vi sia piaciuto. Ringrazio tutte le persone che hanno guardato fino ad ora. Vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like, un commento e ci vediamo al prossimo video. A presto, un bacio!